Buongiorno a tutti, eccoci qui in questo nuovissimo video. Scusate il rumore in sottofondo, ma c'è un po' di casino perché stanno facendo dei lavori. E niente, oggi vi mostro questa scatolina che contiene l'ordine che ho fatto da perline e bijou. Ho già aperto per questa più veloce e quindi apriamo la scatola. Aiuto, ok. E all'interno c'è tutto quello che ho acquistato. Tiriamo fuori il primo pacchettino. Ovviamente c'ho anche la non mi viene il nome, la ricevuta con tutte le cose che ho acquistato, ma vi lascio i codici così potrete andare a vedere se vi può interessare quello che ho acquistato. Quindi allora ho acquistato un po' di 11.0, come vedete. Ho acquistato queste 11.0 Opaque Luster Sherry, ed è proprio un rosso ciliegia molto molto bello, molto molto bello, mi piace molto. Poi ho acquistato questo, che è, ecco qua, Opaque Luster Light Beige, molto bello come colore, questo è il codice, e insieme stanno molto bene. Questo qua in alto è il codice CR11 e eccetera eccetera. Ok, poi finalmente posso finire un progetto che avevo lasciato tra virgolette a metà, perché avevo finito queste, che sono, aspettate, ok, le Galvanized Gold, e mi piacciono da morire questo colore, quindi ve le consiglio tantissimo. E quindi ne ho prese non uno, non due, non tre, non quattro, ma ben 5 pacchetti, così sono a posto per un bel po'. Un pacchetto è da 10 grammi, quindi ho 50 grammi di Rocaille oro, e ho voluto acquistare le Galvanizer Silver, perché io l'argento ce l'ho solo opaco e quindi volevo comunque questo qua lucido, e quindi di queste io ne ho prese 3, perché ho detto facciamo un po' di rifornimento perché possono sempre servire e sono ottime. Quindi queste sono tutte le 11.0. aspettate che vi mostro il codice. Ok, e questo. Ok, poi andiamo avanti. Ho acquistato queste Super 2, scusate, Pondery Light Gold, che praticamente sono d'oro chiaro opaco e mi piacciono da morire veramente tanto. E questo è il codice. Poi ho riacquistato queste Super Duo Luster White, che è bellissime, sono veramente bellissime, e le ho quasi già finite, per cui ho fatto il rifornimento con 2 pacchetti. E poi ho preso anche questo colore, Luster Metallic Champagne. Ho detto, visto che ho preso anche le 11.0 di questo colore, ho detto proviamo anche le Super Duo. Poi ho voluto acquistare delle perline con forme nuove, mi ispirava, ho visto anche dei progetti molto carini, e quindi ho acquistato perline Crescent
Opac Botacius, scusate la pronuncia, guarda, vi mostro cosa, che cos'è che forse è meglio. E ho preso queste perline che sembrano delle lunette di questo violetto molto carino, un po' particolare, molto bello. Poi ho acquistato anche blu. Le ho acquistate blu opaque Riverside. Eccole qua. Molto carine. Ah, scusate che vi mostro i codici. Eccole qua. Poi ho preso le perline Arcos Parpucca Jet Matte, che sono queste qui, e queste qui le volevo prendere anche di altri colori, ma diciamo che sono un po' carine, e visto che avevo bisogno di acquistare anche altre cose, ho detto acquisto questo colore per provarle. Se mi ci trovo bene, poi sicuramente acquisterò anche altri colori. Ho preso il nero perché diciamo che sta un po' con tutto ed erano quelle più accessibili come prezzo, diciamo. Ecco. Poi ho acquistato questi Bicono Swarovski Turquoise 20 pezzi. Ecco, questi pensavo fossero un po' più, come dire, sull'azzurro pastello, ecco, come le vedete voi dal video. In realtà sono leggermente più spenti come colore e non mi fanno molto impazzire, però vabbè, li ho sicuramente, li userò assolutamente. Poi ho acquistato queste Gem Duo Blu Matte Turquoise Metal Lust, scusate, molto molto belle, molto belle. Poi ho acquistato, no, ho sbagliato, vabbè, sono stata un po', non ho ricontrollato bene. Allora ho preso Metal Lust Matte Hot Pink 10 grammi, anche queste sono bellissime, guardate, molto belle, sempre Gem Duo, ma ho sbagliato perché ne ho acquistati due pacchetti. Vabbè, fa niente, tanto non verranno sprecate. Poi ho acquistato queste perle Gem Duo Luster Opaque White, scusate, non riesco più a parlare, che è praticamente questo bianco lucido come le Super Duo qui, che mi piace da morire, e ho voluto prendere anche le Gem Duo. Poi passiamo a un'altra forma nuova che ho voluto acquistare per provare, e sono le Ginkgo. Ho preso le Ginkgo Bronze Pearl Gold, eccole qua. Questo è il codice. Eccole qua, sono molto molto belle. Ecco qua, molto molto belle, mi piacciono tanto. Ma anche qui ho sbagliato perché me ne sono arrivate due. Vabbè, fa niente, ripeto, devo controllare meglio. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ho acquistato anche le Ginkgo Crystal Aluminium, perché ho detto ne prendo uno oro e uno argento, ma va bene, lasciamo perdere. Poi ho voluto provare queste Ginkgo, mamma mia, ok, Ginkgo Jet Gunmetal, che sono praticamente questo nero. Ecco qua, molto molto belle.
L'unica cosa è che di queste, essendo un po' metallizzate, sono un po' graffiate. Non so se... Ecco, si vedono un pochino che sono un po' rovinate. Speriamo solo dalla parte dietro, ecco. Peccato, molto, molto peccato. Poi ho acquistato 25 aghi John James misura 12 perché lavorando alcuni mi si sono rotti e non li diciamo li sto finendo ma ancora ne ho parecchi però ho detto già che faccio l'ordine li acquisto così ho la scorta. Infine ho acquistato il Fireline da 12 mm Smoke Foam. Adesso vi mostro com'è. Ecco qua. Eccoli qui. Nero. Io avevo quello bianco e ho preso il nero. Così nelle creazioni più scure va bene. Poi allora, il mio ordine è finito. Così, tutto questo. E mi hanno gentilmente dato questo omaggio, che sono queste perle di questo colore che sembra magenta scuro. E queste perline saranno 4 mm. Non di più, 3-4 mm. E sono anche parecchie e sono molto contenta. E niente, ragazzi, tutto questo è il mio ordine che ho fatto da Perline Bijou. Io spero che vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!